Sono Padre Carlo, faccio parte della Congregazione dei Piccoli Fratelli dell'Immacolata nella diocesi di Reggio Calabria e sono unico cappellano di due istituti penitenziari ad Arghillà e a Reggio Calabria per un totale di circa 600 detenuti. E da 6 anni svolgo questo ministero. È un po' difficile, impegnativo perché sono cappellano a tempo pieno e tante volte mi viene detto: ma tu dove trovi la forza per svolgere il tuo ministero sacerdotale in una realtà così difficile? Bene, subito posso affermare, anche alla luce di questi 6 anni di esperienza, che la forza mi viene innanzitutto da una chiamata. Perché è la chiamata di un vescovo, di questa chiesa che ha concordato con il mio superiore dell'Istituto di Vita Consacrata, hanno concordato questa mia missione in carcere. Quindi noi sappiamo, Don Francesco, che quando la Chiesa ci chiama, è il Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Quindi questa per me è la forza, perché è il Signore che per mezzo della Chiesa ha riposto in te la sua fiducia, la sua speranza nel servire questi nostri fratelli. La nostra fraternità svolge in maniera comunitaria l'apostolato in carcere. Padre Carlo è il cappellano degli istituti penitenziari, ma insieme a lui ci sono anche due altri sacerdoti che sono Padre Salvatore e Padre Giuseppe, e poi io e sorella Cetta che insieme svolgiamo un'attività che si chiama Musicanto insieme ai detenuti. È un momento che facciamo ogni settimana, grazie al quale con la musica e il canto cerchiamo di allietare la difficile permanenza di questi nostri fratelli in carcere e di far passare loro un messaggio cristiano di speranza, di pace, di fraternità, di poter tirar fuori dal loro cuore il meglio di loro con l'aiuto di Dio. È un'esperienza intensa in cui tocchi con mano le ricchezze del cuore dell'uomo in qualunque circostanza e la possibilità di bene che c'è in ognuno. Ed è anche un'esperienza bella di lavoro comunitario per noi della fraternità, che possiamo insieme incontrare quest'altra comunità, quella dei detenuti, che è una comunità difficile, una comunità particolare, ma nella quale si scopre anche tantissima umanità che diventa edificante anche per noi. Allora, come approccio, per fortuna, ma sicuramente per grazia di Dio, per potersi approcciare al mondo dei carcerati, la prima regola è la sospensione del giudizio. Devi sapere che in questi 6 anni non mi sono mai permesso di chiedere a un detenuto perché sei qui in carcere, cosa hai fatto per essere in carcere, a meno che non sia il detenuto ad aprirsi e a raccontarsi. Quindi è necessaria questa prima regola in carcere, sospendere il giudizio. Tu hai davanti a te un uomo, una donna, con tutti i suoi sbagli, con tutti gli errori che vuoi, ma bisogna sospendere quel giudizio e tante volte anche quella semplice curiosità di entrare nelle stesse vicende giudiziarie. Tu hai un uomo da salvare, da redimere e soprattutto un uomo a cui fare conoscere la misericordia di Dio. E tante volte, vedi, noi pensiamo, almeno per quella che è la mia esperienza personale, pensiamo di dare agli altri come sacerdoti, però io dopo 6 anni posso affermare che ho molto
ho molto ricevuto in questi anni, forse più di quanto io abbia dato a questi nostri fratelli e sorelle in carcere. È giusto per condividere con voi qualche pensiero scritto proprio da un ex detenuto che mi ha scritto una lettera dopo aver finito l'esperienza in carcere. E scrive così: non smetterò mai di ripetere quanto sarò grato al Signore per avermi fatto vivere l'esperienza di detenuto. Una condizione inimmaginabile a chiunque non l'abbia vissuta. Ti sconvolge la vita non solo in un lato negativo. Certamente è una sofferenza, ma anche una fortuna. Mette in evidenza tanti aspetti buoni della vita terrena e spirituale, i quali solo questo tipo di esperienza possono farti vedere. È come se le cose belle che gratuitamente il Signore ci offre sono davanti a noi, ma un velo invisibile davanti agli occhi non ci permette di vederle, o meglio di capirle, di apprezzarle, dandogli importanza solo quando queste vengono a mancare. L'esperienza dell'apostolato in carcere è una vera e propria scuola e mi lascia soprattutto l'esperienza della ricchezza e della bellezza del cuore dell'uomo. Dio è presente nel cuore di tutti e da ogni vita si può trarre sempre qualcosa di bello e di meraviglioso. Dio non perde mai la speranza in ciascuno di noi.